Fondazione Ugo da Como, Leonardo del Garda, sono pronto a ospitare una nuova mostra molto importante di un artista estremamente prestigioso, importante, che vanta anche collaborazioni a livello internazionale veramente straordinarie. Siamo con Sergio Onger, che è il presidente della Fondazione Ugo da Como. Chi avete portato questa volta? Allora, abbiamo portato Nino Ferrari, che è un artista artigiano che ha operato per 50 anni, dagli anni 30 fino agli anni 70, a Milano e a Brescia, e che rappresenta un esponente rilevante delle arti applicate. Noi spesso ricordiamo gli artisti tout court, ricordiamo le industrie che si occupano di design, ma succede altrettanto spesso che si dimentichino quelle grandi figure di artigiani, artisti che hanno operato e che hanno fatto grande la storia del design e la storia del lavoro italiano. La mostra di oggi è sicuramente, e che rimarrà aperta fino a giugno, è sicuramente un fatto rilevante non solo per Brescia, non solo per la Lombardia, ma direi proprio per l'Italia. Un po' in controtendenza rispetto alle ultime mostre, avete scelto un allestimento diverso, non in rocca, ma direttamente nella casa. Sì, è stato un azzardo. Potevamo rischiare di fare una frittata, perché mettere in una casa storicista, eclettica, degli oggetti che rappresentano il design italiano degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50 e degli anni 60, potevano essere, diciamo, un rapporto stridente. In realtà il risultato è veramente notevole, perché la casa e gli oggetti si valorizzano a vicenda. Anna Ferrari è qua con noi, la figlia dell'artista che espone oggi le sue opere. Un lavoro lungo tanti anni, una passione e diciamo, un materiale un po' particolare per le opere d'arte. Sì, sicuramente. Mio papà era stato completamente dimenticato e negli anni del Covid abbiamo riscoperto molte sue carte, disegni, schizzi, opere. Io sono felice di riportarlo dall'oblio a tutti perché era un cesellatore raffinato e per me è una gioia questa, al di là della riuscita dell'evento che mi pare positiva, ma il fatto che lui sia di nuovo conosciuto e sono sicura che via via poi avrà più notorietà. L'ho lasciato dire a lei, le opere sono in metallo, è una cosa un po' particolare. Su che cosa si concentrava? Allora, rame, tantissimo rame, perché negli anni della guerra soprattutto probabilmente c'era anche meno facilità di reperire i prodotti, argento, perché ci sono delle cose magnifiche cesellate in argento, e poi soprattutto negli ultimi anni il peltro, che era un materiale più economico, però diciamo che in questi rami e in questi argenti che si possono vedere in mostra, ci sono delle opere di una raffinatezza estrema. Lui ha insegnato anche alla scuola di Sarezzo, alla scuola di incisione. Soggetti principalmente quali sono? Allora, in rame sono soprattutto vasi. Ha collaborato con Gio Ponti, quindi su disegni particolari. In argento, invece, piatti da appendere, pesciere particolari, tante anche scatoline. Cose varie, però soprattutto in peltro e in argento sono soprattutto piatti, servizi da tè. Ha citato Gio Ponti, però ha detto che ha anche qualcosa di interessante da dirci a riguardo. Sicuramente è stata una collaborazione molto interessante. E Gio Ponti scriveva a mio padre, mi mandava degli schizzi, abbiamo ritrovato tantissimi disegni di Gio Ponti e firmava con il timbro Casa Giardino, che ha poi pubblicato tantissimo su Domus. E quindi anche questa è una grande riscoperta, perché lui era modernissimo in un'epoca in cui andava anche tanto di moda il cesello barocco. E quindi questo secondo me fa anche una differenza su questo artista, cioè portato, ci sono opere, le gazzelle che vedrete in mostra, meravigliosa, che sembrerebbe, non dico un'opera futuristica, ma che potrebbe essere fatta oggi.